Siamo con la professoressa Lucangeli, oggi siamo a Terracina, in una delle tappe del vostro cammino, la scienza servizio nel cammino. Ci fa un bilancio di questi prima metà del percorso? Allora, sentite la musica che ci accompagna, questo è per dire, è un dono questo percorso, l'abbiamo cominciato così, come un'esperienza che volevamo provare a fare per sentirci un noi che univa davvero le persone che stanno combattendo. Io dico, la scienza servizievole si vede, no? Genera servizi, non ha bisogno di parlare di sé, perché è dai frutti che si riconosce il fatto che si mette a disposizione. Però volevo che ci fosse una comunità che la sentiva davvero come proprio fine, come propria missione. E adesso è molto molto di più, perché questo noi esiste e unisce persone che non si conoscono, che sentono però lo stesso obiettivo, quello di un futuro che vogliamo per noi e per i nostri figli, in cui stare nel bene, in cui ciascuno è davvero chi può essere d'aiuto all'altro, faccia parte della forma mentis di tutti, di chi insegna, ma anche di chi cura, ma anche di chi semplicemente esiste, perché questa è la condizione in cui ciascuno di noi può fiorire al meglio. E questa musica che ci accompagna per dire la scienza sì, ma anche l'arte, ma anche la poesia, ma anche l'umano stare insieme caratterizzano queste nostre fatiche. Ecco, c'è un passaggio in questo cammino dove c'è Beppi che percorre la strada a piedi, quindi sta percorrendo tutta la via Francigena dalla Valle d'Aosta fino alla Basilicata a piedi. Esatto. E c'è un aspetto che parla dei moltiplicatori, quindi questa scienza che incontra le persone per poi divulgare. Ci spiega l'aspetto del moltiplicatore? L'aspetto del moltiplicatore è il dono più grande. Beppi è un mio amico e ognuno in questa comunità fluida che io sempre in qualche modo annunciato, ha messo a disposizione quello che poteva fare per l'altro. E Beppi un giorno mi ha detto, io prof non sono uno scienziato e non sono neanche una persona che educa, cosa posso fare per tutti gli altri? Dice, magari potrei camminare visto che amo farlo. Ecco, questo è il moltiplicatore, cioè ciascuno è indispensabile nella qualità che può mettere a disposizione e nel metterla a disposizione genera il desiderio da parte degli altri di unirsi in questa reale volontà di reciprocità. Riassunto, il moltiplicatore nasce da Hans, da uno dei miei bimbi speciali, quando mi ha mostrato come insegnare agli insegnanti come aiutare un bambino potesse generare una moltiplicazione di aiuti. Ecco, e lì io sono uscita dalla mia forma mentale di scienza a cui ero abituata, che scrive articoli e dimostra dati soltanto, per entrare in un'idea di scienza in cui questi dati vengono trasformati in condivisioni di azioni e di servizio. Ecco, allora questo è il moltiplicatore e i moltiplicatori sono tutti coloro che si uniscono a noi camminando. Beppi fa 1800 km, ma noi facciamo staffetta. Io ne faccio 800 in tutto. E per me quegli 800 sono il massimo che va oltre ogni mio limite, per dire più di così è dire siamo pellegrini davvero in questo andare verso un cambio di mentalità. Ecco, questa sera parlerà della musica che cura. Ci spiega che cosa vuol dire? Allora, partiremo dalla cura. La trasformeremo in tu mi stai a cuore, cercando nelle basi scientifiche ma anche le basi pedagogiche, le abbiamo ritrovate in 2000 anni, il tu mi stai a cuore che sta dentro il concetto di I care, quindi non io ti curo ma tu soggetto stai a cuore a me, che sono in qualche modo chi se ne accorge di quanto è il tuo valore intero. E quindi parleremo di questo, mentre le note di Emiliano Toso ce lo faranno percepire come a livello proprio di processi
del suono e delle armoniche sia possibile percepire lo star bene gli uni con gli altri. È un modo in cui tutta l'attenzione alle emozioni viene posta oggi dalle scienze, che si occupa anche del sistema, del neurosistema, del nostro connettoma, di come la connessione velocissima tra il sentire e l'interpretare sia proprio il nostro processo di vita psichica più profonda e autentica. E la musica lo tocca con la vibrazione, che è il processo informativo più miracoloso, e io racconterò della gravidanza e dei pulsar cardiaci e di tante altre cose. Ecco, un'ultima domanda, visto che lui parla di vibrazioni, e anche il professor Toso ci parla di una frequenza particolare, che sono i 402 Hz, che ha una funzione particolare, ce la spiega un secondo? Adesso funziona. Allora, sulle questioni relative alle frequenze io sono più prudente, perché ogni frequenza porta una quantità di gamme informazionali che vanno studiate con rigore prima di poterne capire il processo e dare indicazioni servizievoli. Quindi è come dire, il rosso e il verde sono gamme di un'informazione che il nostro occhio riconosce, così avviene per le frequenze che sono quelle del suono, quanto una tipologia sia più capace di dare aiuto, questo la scienza lo dovrà capire e dare con anche appropriatezza, senza sostituire il desiderio di avere trovato una soluzione con la soluzione che dobbiamo cercare e continuare a non stancarci di sperimentare. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.